buonissimo. Sai è com'è? Una bomba. Una bomba. Ciao. Oggi stiamo scoprendo un nuovo paese che si chiama Ucraina. Fabio, ma tu lo sai dove siamo oggi? Ah, dove siamo oggi? A Shinnok. Ah, minchia, siamo a Shinnok, ragazzi. Sai allora. Cosa, ma sai chi è? Cioè, che cos'è Shinnok? Shinnok in ucraino vuol dire, cioè, il posto con la vendita dell'alcol illegale. Quindi si veniva a bere come... Siamo nel posto giusto, zia. Però è in Russia, è a Mosca, ma fa cucina ucraina. Quanto sei intelligente, veramente, so. Quanto sei intelligente. Perché io sono russo, ma ho un nonno ucraino. Shinnok. Quindi partiamo con l'alcol, li direi. Per tradizione vuole che partiamo con l'alcol. Ora vedremo. Amici, amici, Drusia, Drusia, ma amici. Ma che roba ci avete portato? Cioè, è pranzo di Natale. Non so dove guardare. Svetlana? No, Svetlana, io amo Svetlana. Di solito noi prima beviamo e poi mangiamo. Ah, mi piace questa tradizione. Ma... questa? Sì, sì, questa salsa dovete mettere sul pane. Sul pane? Ma veramente? Sì, sì. Quale sì. Pane, a caso? Quali ti piace? Quale ti piace di più? Immagino che si spezza. Sì. Che stavo per fare un danno. Stavo per fare un danno. Com'è che è? Mi sono già dimenticato. Ljubi Druzi. Ljubi Druzi. Poi? Budmo. Ah, tu pensa a Budmo. Budmo. Ok, viviamo. Questa è wasabi. Non ce l'ho da. Ah! Robustezza sì, nel sapore. Mi ricordo, perché questo qua ha un nome stranissimo, che noi dicevamo sbagliato, Krinahuha. È lardo sciolto con un po' di aglio. È una roba più tipica. Che buono l'aglio, infatti è buonissimo. È un mosso peperoncino, che fa? È qua, noi lo vogliamo un mosso. Smadiez. È tipico ucraino, ma c'è anche in Toscana. Sì? Sì. E come si chiama? Lardo. Crostini con lardo. Sì, esatto. Sì. Perché l'Ucraina è un po' la Toscana della vecchia Unione Sovietica. Sì, esatto. Pomodoro. Seriushki, tu che sei russo e sai come fanno le cose. Sai come si mangia borscht? Con cucchiaio. E se invece bisogna mettere la Svetlana qua dentro e... Ma io un po' di Svetlana posso assaggiarla così perché la adoro. Sì. Questo? Poi c'è anche quando una ragazza bella in forma, bella, si dice oh, какая красивая pampushka. Ah, какая красивая pampushka. Borscht è uno dei miei piatti preferiti, veramente spacca di brutto, ragazzi. Pampushka svetlana. E io che sono un po' pampushka, come si dice di un uomo? Tu sei pampusco. Pampusco. Però in quella che avevo assaggiato io a Milano non c'erano i fagioli. No? Buono? Buonissimo. Bene. Очень вкусно. Спасибо, милая. No, niente, спасибо, моя кошечка. Fuori. Ok. Guarda, моя кошечка puoi dire a tua ragazza, ragazza che non conosci, милая девушка. Scusi, спасибо. Спасибо, милая девушка. Insalata sana. Non è sana o non è insalata? Le olive! Yabushka. Sì, ma dove sono gli alcolici? Portateci sti cazzo d'alcolici, che qua ragazzi dobbiamo in mangiare. In Italia si fa così. Dai, alcol, 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 alcol. Questo è uno shot o è un bicchiere d'acqua della tradizione ucraina? Io direi, lo beviamo alla goccia e quel che è. E lo scopriamo? Lo faccio io sto music, altro che i masti qua. Vabbè, quello sì. Allora, anche in Ucraina si dice Vajestarovie? No, si dice Budmo. In Ucraina si dice Budmo. Budmo, dillo bene. Concentrati. B. B. U. U. Budmo. Budmo. Ah. E poi si mangia. Gesù Cristo. Niente, music. Io mangerei questo, così a distinto io prenderei questo. Aspetta un attimo.
Gewürz. Vabbè. Come si chiama questo? Gewürz. Agurcic. Buonissimo, la marinatura poi gli dà proprio una delicatezza di sapore unico. Molto buono. Io capisco Dario perché invece lo adoro. È salato ed è croccante. Lo adoro. No, quella roba lì te la mangi tu. Cos'è questo? È pomodoro. Pomodoro. È verde. Strano? No, questa è una verdura stranissima. Non l'ho mai mangiata in vita mia. È piccante. Allora, il pomodoro verde è buonissimo, non l'avevo mai mangiato ed è veramente buonissimo. A me non piace il pomodoro verde. Perché tu sei un pochino femminiello. Ma tu sei femminile, tu sei ricchione, io sono italiano. No, nel senso, noi più che altro abbiamo verdura sott'olio o sott'aceto. Ma la zucchini. Patisol, ma una zucchini. Buona. Patisol. Patisson. Ah, il patisson, che sembrava una cosa un po' francese. Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Un pollo, è un pollo. Tira, tira. Ma non è pollo, dai. Minchia, che cazzo è? Una patata gigante. Io ho capito, è una carota. È una carota? O è una rapa? Guarda la forma. È una carota fritta. Questa è pollo, è pollo. Ma che carne è? Pollo. Ma smettila questo pollo, che carne è? È pollo. È pollo. Ma è che pollo. Parte è del pollo? Sì, non te la mangiare. Ma tutto. Vaffanculo. Cosa c'è dentro? Ma dentro c'è un sacco di roba. Ma sì, è una super cotolettona. È una roba buonissima, non oddio, so. Ma sta uscendo. Oddio. Ma cosa uscì? Non lo so. Patate. Hai visto che gentleman italiano? Guarda, sei un uomo da sposare. Forza Dominia? Da mangiare. Ma va, fangulo, mangia sto cazzo di cose senza rompere i coglioni. Ah, sei una merda, ma dammi questo cazzo di piatto. Sto fermo. Ragazzi, sappiate, volete sposarmi? Cucinatemi la carne. Datemi, in generale, datemi da mangiare e io sarò vostro per sempre. Minchia, tanta roba, oh! Alziamo le mani. Buonissimo. Ragazzi. Ma questo è pieno? Da dove ti arriva? Perché? Posso, dal paradiso, l'ho già detto. No, ma la domanda è sensata. Io lo friggo. L'olio sta fuori. Come fa a entrare nel buco? Lo metti prima? No, sono serio, giuro. Non può filtrare. Comunque sì, confermo che il sapore... Cotoletta. È cordon bleu. Cordon bleu. È simile perché si chiama cagliata di additivo e viene farcito col burro e fritto. Burro fuso all'interno della carne e poi fritto. Mamma mia, ma... Cioè, voi mi... Avete una casa per ospitarmi? Per rimanere qua, per sempre? In Cusno ci vogliono bene e ci danno da mangiare. All'ingrasso, qua così. Questo me lo tenete da parte? Mm-hmm. Ne fate anche un altro? Ma secondo me lo spa. No, il Rafa non sa. Rafa no, Rafa no. Grazie. Io questo l'ho già visto. Non mi ricordo il nome perché i nomi sono difficili da ricordare, però è... Vediamo un po'. Ah, sono variniti. Sono variniti. Ah, mica male, variniti. Già indovinate. Sono russo. Assaggiamo? Funghi. Ti prego, dimmi che sono funghi gratinati, Però era diverso quello che io ho provato. Perché questa è una variazione, c'è dentro pollo, maiali, e variniti, però cucinato in modo di Zakarpattie. Zakarpattie è una zona con montagne. Quindi è in alto. Quindi comunque è a confine con la Russia. Vicino a Ungheria, se non sbaglio. Però sai cose che ci vogliono un po' secca. Dovremmo bere un attimino. Ci vorrebbe qualcosa da bere. Facci qualcosa da bere. Buoni. Buono formaggioso. Buonissimo. Oh, ragazzi. Mi piace. Avete chiesto da bere? Portaci da bere, Mauro. Ma io, guarda, è con un piacere. Mauro, io questo super samago. Ma è analcolico, vero? Sì, è acqua. E tu voda. Io, ragazzi, io faccio fatica a commentare, perché in realtà a me mi viene la colina alla bocca. Io sono qua che parlo, ma in realtà il mio cervello dice mangia, zitto e mangia. Che buono. Minga, pesta sto coso. Cosa c'è dentro? Buono. Vi ricorda qualche piatto italiano? Allora, un po' i cannelloni, ma giusto per la preparazione, con l'ingrediente sotto, il gratin sopra. E noi abbiamo la besciamella, in questo caso è un'altra salsa.
Anzi, la cosa bella è che noi siamo a Mosca e in Italia noi abbiamo un modo di dire, quando devi dire stai zitto, è che vero, zitto e Mosca. Quindi zitto, Mosca e mangia. Pagausta isto samagon. Please, no, per favore. Please. Ah, pagausta, è fatto. Spasiba. Salame al cioccolato! Buonissimo! E questa? Salame al cioccolato! Dolce un po' salato. Conoscete la canzone italiana gelato al cioccolato, dolce un po' salato? A parte il fatto che non so se hai notato, è analcolico questo. Questo. Perché noi siamo astemi. Noi non beviamo. Noi non beviamo. Ok, com'è che era? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato. Senti che voce meravigliosa. È il peggio. Questo non berlo alla goccia. Che buono. Prego, secondo me Gesù ha inventato questo. Nel suo ottavo giorno ha inventato questo. Assaggiamo. Dai, vai. Salame di cioccolato non si dice mai di no, ragazzi. La tua bocca veramente gode a mangiarlo. È una roba... E quindi tu metti il mu sopra il cioccolato. Cioè, ragazzi, qui chiudete il video perché adesso io non parlo più, io mangio e basta. Questo è... E non viene su. E non viene su. Aspetta. Sono le mani. No. Però noi, differenza, in Italia, il nostro salame al cioccolato ha la fetta molto grossa. Il vostro è un cacciatorino al cioccolato. È molto buono, però il salame italiano è più duro. Tu pensa che io ero talmente goloso di questa cosa che ho rotto la tradizione. Ah, è vero! Prima ho mangiato... È vero, tu hai mangiato prima di bere, ma Maurino, ma io non ti riconosco! È veramente buono. Non so descrivervi che cos'è, non lo so. Perché io finisco sempre prima di te? Comunque, perché Bea è sempre più bassa di me di livello alcolico? Perché me ne servono di meno. Ragazzi. Bravo. Allora, questo lo dedico ad Alessandra. Grazie. A voi e al ristorante che ci ospita, che ci ha fatto provare tutte queste prelibatezze. Grazie mille. Questo Spassiva. Lo dedico a voi. Grazie. Grande Mauri, numero uno. Davai. Quindi è questo. Ah, wow ragazzi, è difficile, eh? Ok, niente, a posto. Scusa. Ormai ero partito. Basta avere anche un po' di crema. C'è! Ma questa è una cosa bella. Tu fai il doppio gusto. Questo è il latte condensato. Double taste. Ora io ripeto, devo migliorare, però ci lavorerò e la mia prossima crepe sarà perfetta. Prendo uno? Fabio. Oh ragazzi, ma sono le matrioshke vere. Ma queste sono matrioshke vere. Vere. Sono veramente vere queste. Carne ossa. Siete voi. Bellissime. Okay. Per noi? Le dedica a voi. A noi? Si cantano per voi. Rostre a parte.